Gli artigiani della lana e della seta producevano le stoffe che vestivano le donne di Firenze. Ma è di un laboratorio di San Frediano che dalla metà del Settecento provengono stoffe particolari per qualità e colori. Tutto nasce dalla seta. La meraviglia venuta dalla Cina è approdata a Firenze nel 300 col fiorire delle prime manifatture. L'arte della seta era una fra le corporazioni più potenti, celebrate anche da Andrea Pisano nel campanile di Giotto. Dalle matasse colorate il filo passa sui rocchetti di legno che servono per l'ordito e per la trama dei tessuti. E fra gli antichi macchinari ancora in attività c'è anche un orditorio del Settecento realizzato sul disegno di Leonardo da Vinci. Nel 1780 il Granduca Pietro Leopoldo donò all'antico setificio alcuni telai, ancora oggi funzionanti. Sui telai prendono le sette bizzarre, con fantasia di gusto esotico, che ritroviamo nella pittura del Rinascimento. Da qui sono usciti i tessuti che hanno decorato le dimore patrizie fiorentine e che oggi troviamo raccolti nei musei della città. Ai ritmi lenti del setificio, all'amore e all'abilità degli artigiani è ancora oggi legata la qualità straordinaria dei tessuti.